Le scuole sono scese in piazza per una sorta di bilancio di fine anno scolastico e per presentare il proprio prodotto. È stata questa la finalità dell'evento voluto dall'assessorato alla cultura del comune di Piedimonte Matese con la collaborazione di Coldiretti. All'evento hanno partecipato tutte le scuole della città di ogni ordine e grado nella bellissima ed accogliente Piazza Roma. L'assessore Loredana Cerrone ci ha poi spiegato i dettagli della manifestazione. È stato un grandissimo successo, una bellissima partecipazione. Oggi abbiamo riunito per una grande festa di fine anno scolastico tutti gli istituti di ogni ordine e grado della città. E con la collaborazione della Coldiretti, della Clinica Atena, abbiamo avuto momenti musicali, passeggiate culturali a cura degli studenti dell'Istituto Alberghiero, laboratori didattici, mostre di lavori realizzati dagli studenti. È stato proprio un momento per celebrare la fine dell'anno scolastico. Il vice sindaco Bernardo De Girolamo ha invece sintetizzato le finalità della giornata. La giornata di oggi riveste un significato sociale molto importante, soprattutto per tutti gli operatori della scuola. Siamo nella parte conclusiva dell'anno scolastico e le scuole tutte della cittadina hanno nel corso dell'anno portato avanti tante iniziative, tanti progetti. Questi progetti spesso sono rimasti chiusi nelle aule scolastiche. È il momento invece di portare fuori tutta la creatività e la genialità dei nostri studenti. Ecco perché con i dirigenti scolastici, che ringrazio, del territorio della città di Piedimonte, abbiamo pensato di comunicare e di socializzare con l'intera città tutte le iniziative, le attività, le bellissime attività che i nostri studenti hanno realizzato nel corso dell'anno. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo, l'applauso per Caserta Sera.it.